Ciao a tutti, oggi faccio un nuovo video su un altro tipo di pasta modellabile ed è la paper clay. In pratica è fatta con carta igienica, ma potete usare anche altra carta in generale. Ora vi dico gli ingredienti. Ci serve 50 g di farina 00 o anche 0 va bene, 50 g di fecola di patate o maizena, 125 di stucco per interni extra fine, mi raccomando. Poi, ovviamente, la carta igienica che io già ho messo a macerare nell'acqua calda per circa un quarto d'ora. Poi andremo a frullare con questo tritatutto. Poi ci serve anche la colla, 125 di colla vinilica. Io non faccio vedere nessun tipo di colla perché va bene tutte le colle, basta che sia colla vinilica. Poi ci serve 20 ml, scusate, di olio di semi, ma potete usare anche olio per bambini. Io uso questo misurino. Bene, ora iniziamo a creare questa pasta. Io metto la carta igienica in questo frullino, gli metto anche che sia bagnata perché altrimenti il mio tritatutto si brucia. Benissimo. Ho messo tutta la carta. Ok, fatto questo, iniziamo a frullarla. Guardate com'è venuta fine. Faccio un altro, do un altro po'. Ecco fatto. Ora prendo una ciotola. E prima di tutto diciamo, strizzo un po' la carta perché è molto bagnata, quindi la metto dentro a un sacchettino di cotone. Voi potete usare qualsiasi pezza di cotone. Questo serve per diciamo, asciugare un po', togliere un po' di acqua alla carta, vedete? Scusate, perché questa sarebbe troppa altrimenti. Vedete quanto ne ho buttata? Bene, ora mettiamo la carta nella ciotola, la separo un po'. Perché quando l'ho stretta si è formato un po' di grumi. Poi magari forse è meglio provare a mettere un altro po' nel tritatutto, vediamo se si diventa più fine, vedete? Perché essendo così grossa. Ok, vediamo. Vedete, si è già tritato un altro po', no?
Ok, mettiamo nel contenitore la carta. Ora è venuta più fine. Ok, ora mettiamoci i guanti perché c'è da sporcarsi un po' le mani. Ora, per prima cosa, mettiamo la farina 00, questa. E mescoliamo. Ok, ora dobbiamo mettere la colla. Prendo la bilancia. E dobbiamo mettere 75 grammi di colla. Come ho detto voi, se volete fare di più dovete raddoppiare tutte le dosi, eh? Ok, ora andremo a mescolare insieme questi tre ingredienti. Anzi, metto giù anche la fecola di patate, scusate, e mescoliamo. Ora mettiamo l'olio, questo, e continuiamo a mescolare, a impastare, scusate. Ora metto lo stucco e mescolo fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se è molto asciutto, come in questo caso, io aggiungerò un po' d'acqua e vado a prenderlo con questo misurino qua. Ok, vedete? Vedete com'è venuta? Mescoliamo un altro po'. Poi mi raccomando, dobbiamo chiuderla in un sacchetto o avvolgerla nella plastica e metterlo in un contenitore ermetico perché altrimenti si asciuga. Questa, a differenza della pasta di mais, si asciuga molto in fretta. Diciamo che se la pasta di mais ci vogliono 2 o 3 giorni per vedere dei risultati, diciamo quasi asciutti, questa in 1 giorno e mezzo è asciutta. Io vi farò vedere poi a cosa devo fare, perché sto facendo appunto voglio fare una sirena su un sasso e farò il sasso con questa.
però potete fare tante cose, diciamo, si può fare funghi. Io lo uso per non usare tanta pasta di mais e faccio le cose magari più grandi con questo tipo di pasta e devo dire che dà un altro effetto che mi piace tanto. Bene, io spero di essere stata chiara con questo video, di avervi fatto piacere di condividerlo con voi e se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al mio canale per avere i nuovi aggiornamenti dei video che metterò e niente, spero che vi abbia fatto piacere. Io vi saluto e ciao al prossimo video.